Benvenuti a tutti e un saluto a tutti i colleghi e gli allievi dei tre istituti, Denina, Pellico, Rivoira. Volevo fare un ringraziamento a chi consente questa nuova serie di videoconferenze, ovviamente al dirigente Flavio Girodengo e alle vicepresidi Federica Biale, Daniela Cozzupoli e Michela Ghigo. E do la parola brevemente al dirigente Flavio Girodengo. Grazie, io saluto l'ospite, saluto i ragazzi. Proseguiamo in questo nostro percorso di competenze e di orientamento. Quindi è una didattica trasversale. Ma in che materie ci chiederanno questi argomenti, quel che studente sta pensando? È un po' in tutte le materie, è la formazione di base che farà parte del vostro bagaglio. Quindi non perdiamo tempo, grazie mille e buona lezione, buona conferenza. Grazie, sì. Oggi parleremo di design. Abbiamo l'onore di avere come ospite una delle personalità più importanti del mondo del design a livello mondiale. È piemontese, nata a Biella, si chiama Luisa Bocchietto, laureata in architettura al Politecnico di Milano, anche allo IED, sempre a Milano, e poi negli anni ha ricoperto delle cariche importantissime all'interno del mondo dell'architettura e del design. E due cose fra tutte, dal 2008 al 2014 è stata presidente nazionale dell'ADI, che è l'Associazione per il Disegno Industriale in Italia, e dal 2017, nel biennio fino al 2019, è stata presidente mondiale del WDO, World Design Organization, un'organizzazione mondiale del design. Quindi abbiamo la fortuna di avere un ospite d'eccezione, alla quale ho chiesto se poteva introdurre l'argomento relativo proprio al mondo del design, il design che ovviamente è una delle eccellenze dell'Italia. Quindi lascio la parola a te, Luisa, ti ringrazio ancora, so che sei impegnatissima e fino all'ultimo, anche oggi, abbiamo dovuto aspettarti per la connessione, ma ti siamo veramente grati. Grazie mille, mi sentite? Sì. Ok, intanto buongiorno a tutti gli studenti e sono felice di condividere con voi questo momento. Io credo che separerò questa comunicazione in due parti, una prima parte in cui vi racconterò un po' dello sviluppo del design, e soprattutto in Italia, come si è evoluta, e poi una seconda parte dove vi racconterò un po' di più del mio lavoro e di quello che ho potuto conoscere svolgendo questi incarichi sia a livello nazionale che internazionale. In sostanza, una visione del design globale di quello che oggi è il design nel mondo. Cercherò di parlare a degli studenti e quindi cercando di trasmettervi la passione per questo mestiere, per quelli che eventualmente continueranno in questa direzione, mentre per gli altri mi auguro che questa comunicazione aumenti la loro curiosità e la loro conoscenza sull'argomento. Chiederei adesso alla regia di aprire il primo dei documenti che ho trasmesso, quello relativo al design dei servizi. Ecco, spero che voi vediate l'immagine. Ok, spero che sia leggibile per voi. Io la vedo molto piccola, ma sono su un telefono, quindi magari ditemi se la visione è corretta da parte degli studenti. Ok, Sì, benissimo. allora. Questo documento parla un po' di come è nato il design. Faccio una carrellata veloce. Voi sapete tutti che fino a un certo punto, per esempio, i mobili erano costruiti dagli artigiani e quindi la stessa mano ideava e realizzava il prodotto. All'inizio degli anni 20 del secolo scorso, invece, le nuove tecnologie introdotte dalla rivoluzione industriale, in particolare quella del ferro, hanno modificato profondamente anche la realizzazione dei beni più comuni. Avanti. E in questa immagine, nell'immagine precedente, avevate la Torre Eiffel, l'officina Hagen in Germania. Negli anni 20 in Germania, officina Hagen, dove appunto l'applicazione del ferro e di queste nuove tecnologie danno l'idea di tutto quello che influenzerà la rivoluzione industriale che tutti conosciamo. Da queste tecnologie in Germania negli anni 20, in questa scuola famosa che si chiama Bauhaus, si combatté una grande battaglia tra, diciamo, tra i conservatori e gli innovatori. Tra i conservatori c'erano
principalmente gli artigiani che erano spaventati, ma anche gli artisti, direi, spaventati da questa nuova tecnologia. Un po' come analogamente oggi noi siamo spaventati e incuriositi dalla tecnologia digitale che sta rivoluzionando 100 anni dopo le nostre vite. In quel momento gli artisti, gli artigiani temevano l'impatto di queste novità. Poi c'era un'altra parte, invece quelli più fiduciosi nel futuro, che vedevano in queste tecnologie la possibilità di realizzare dei mobili che fossero a disposizione di tutti e quindi una tecnologia democratica che dava la maggiore quantità di bellezza a tutti o al maggior numero di persone. Il fatto interessante è che vinse, diciamo, la parte degli innovatori e quindi il design prese l'evoluzione che poi è arrivata fino ai nostri giorni, avanti. In particolare nell'arte, nel design, che cosa nacque? Nacque il desiderio di trasmettere anche una delle sensazioni come quella del movimento. In moltissimi quadri, e in particolare nei quadri dei futuristi, movimento italiano e unicamente italiano che fa parte della nostra cultura, questa sensazione di movimento, di velocità, entrò a pieno titolo, facendo anche in modo che la nostra visione della modernità sia inevitabilmente per sempre legata all'idea di cambiamento, di innovazione, di velocità. E questo sentiment ce lo portiamo dietro in tutte le innovazioni che noi osserviamo. Avanti. Il movimento anche negli oggetti, e quindi questo in America negli anni 30 si sviluppò come dire, una sensibilità artistica che venne definita streamline. Molti di voi avranno in mente le automobili. In questa immagine vedete filanti dove l'idea della velocità è sottolineata, e in un treno ovviamente ha senso, ma voi vedete anche un ferro da stiro la cui velocità non è certa, che però adotta le stesse linee perché quello è un po' il mood di quel momento. Avanti. Ecco, questa fotografia mi piace mostrarvela perché mostra una contemporaneità. Al centro voi vedete la casa di Le Corbusier, quella che è posta anche sulla destra. Stesso tempo un'automobile. Come potete vedere, l'automobile ci sembra un oggetto che appartiene all'Ottocento, mentre la casa ci sembra un oggetto che per alcuni è troppo moderna ancora oggi. Questo che cosa significa? Che mentre il design è legato al mondo della produzione e quindi si evolve velocemente e tutti noi conosciamo le marche delle migliori automobili o dei telefonini o degli elettrodomestici, il mondo dell'architettura è un mondo molto più lento. Soprattutto sono lenti i meccanismi di produzione e anche i meccanismi che riguardano la concezione della casa da parte delle persone. Cioè, se siamo molto propensi ad accettare la novità su un telefono o su un'automobile, lo siamo meno nel cambiare il nostro stile di abitare. Questa immagine vi dà l'idea della contemporaneità di queste due cose che, se vi avessi fatto vedere separatamente, non avreste creduto che fossero figlie dello stesso momento. Avanti. Ecco, negli anni 50, se nell'automobile che vedete prima c'era ancora questa concezione ottocentesca, tutto nero, molti decori, molti orpelli, negli anni 50 anche in Italia si sviluppa il design con il passaggio del nostro paese da economia agricola a economia industriale. Quindi c'è un grande fervore. Intanto siamo poi nel dopoguerra, c'è un boom economico, quindi una situazione favorevole alla creazione del nuovo, di tutti gli oggetti anche di cui le persone avevano bisogno. E quindi cambia proprio l'estetica in modo veloce da quella che era un'estetica delle macchine. Se io vi facessi vedere una macchina da cucire precedente, e poi vi faccio vedere questa, fatta a distanza di pochi anni, sembra
sembra che siano passati invece decenni. In Italia in particolare la nascita del design si fa coincidere anche con la nascita del Compasso d'Oro, questo premio che è stato realizzato le prime volte dalla Rinascente, che ebbe un grande successo, 3.000 partecipanti alle prime edizioni, e che poi la Rinascente diede all'ADI, che nacque poco dopo, come associazione che si proponeva di promuovere il design. Quindi non un'associazione, diciamo, come l'Ordine degli Architetti, che è istituito per legge, ma un'associazione volontaria tra progettisti, produttori e comunicatori per sviluppare questa nuova disciplina, che allora era ancora non ritenuta una vera e propria disciplina, mentre oggi lo è, del design industriale. Avanti. E tra i progetti, diciamo, l'oggetto simbolo del Compasso d'Oro è questa scimmietta che si chiama Zizi, che è stata creata da Munari, un grande designer e comunicatore, e che in realtà è un gioco, ma in realtà voleva dimostrare la duttilità di questo elemento che conteneva in gomma, che conteneva al suo interno un elemento metallico, e quindi la gomma poteva adattarsi a diversi usi. Primo per tutti, per esempio, nel legare i portasci sul tetto delle automobili o moltissimi altri, l'interno delle poltrone per consentire una seduta più confortevole e molti altri usi. Quindi era un gioco didattico, un gioco che comunicava. E poi vedete una famosa poltrona e accanto un televisore nero che si chiama Black, disegnato da Zanuso, che è stato poi la persona con cui mi sono laureata, è uno dei grandi designer degli anni 50. E se io vi mostrassi la fotografia dei televisori di qualche anno prima, che erano dei sorta di mobili che si mettevano in salotto tutti rivestiti di legno, molto ingombranti, e poi vedete questo televisore è veramente moderno. E se voi fate mente locale a quello che è l'immagine dei telefoni cellulari o dei televisori, dei grandi schermi che sono tutti neri, lisci, voi immaginate che quanto questo prodotto fosse rivoluzionario, anticipatore. Avanti. E negli anni 60, io sono nata nel 1960, quindi diciamo che tutta questa cultura gioiosa, forse pop, no, che caratterizza quegli anni, il desiderio di evasione, la possibilità di utilizzare le macchine per fare le gite, che era proprio un nuovo modo di vivere, completamente diverso da quello che le persone avevano precedentemente. Io ho messo questi due oggetti perché quando avevo 12 anni andavo in giro con questo giradischi, e l'idea di portare i propri dischi fuori mentre incontravi gli amici era una cosa nuova, e così ho avuto una 500, che era la mia prima macchina, e che, come dire, rappresentano proprio il tipo di prodotti e di consumi di quel periodo. Avanti. E poi gli anni, la fine degli anni 60, la rivoluzione anche sessuale dei costumi, introdotta da questo nuovo modo di vivere più libero, no, delle persone. Qui ci sono due oggetti, la Valentina, che è questa macchina da scrivere disegnata da Sozzas per Olivetti, che a differenza di tutte le macchine da scrivere di prima, che erano degli oggetti molto tecnici, molto d'ufficio, era di un colore rosso. Veniva tra l'altro fotografata in mano a Brigitte Bardot, alle dive del momento, e poi aveva una custodia su cui si inseriva che imitava il movimento sessuale volutamente. Quindi c'era questa sorta di giocosità, di irriverenza, che fa parte poi, che è una delle caratteristiche del design italiano, anche dell'ironia. Una cosa importante è che mentre gli oggetti disegnati negli altri paesi avevano delle sigle SY222, gli oggetti italiani, a partire da questo oggetto che si chiama Valentina, quindi un nome di donna, hanno dei nomi. Questo nome contribuisce a farne dei compagni, delle persone, e ha contribuito a farne anche delle icone. E questo fa parte dell'ironia che ci contraddistingue. Accanto vedete invece un altro oggetto famosissimo in quel periodo, il telefono Grillo,
sempre disegnato da Zanuso, che aveva al suo interno un meccanismo che permetteva di aprirlo e poi di parlare. Se voi ricordate, o forse voi non lo ricordate, ma per noi il telefono era ancora quell'oggetto con un meccanismo rotante in cui inserivi il dito e giravi e facevi il numero. Quindi questo telefono che si apriva aveva una tecnologia che era stata data dalla Siemens e che si troverà 30 anni dopo nei primi telefoni cellulari, quelli Motorola, microtac, che si chiudevano e li potevi mettere in tasca. Quindi il design, in questa ricerca di innovazione, di utilizzo delle tecnologie, anticipa tantissimo alcune cose che poi diventano di uso comune. Avanti. Poi negli anni 70 questa forza anche di contestazione si traduce anche nella realizzazione di mobili. In quegli anni c'erano i sit-in, le persone uscivano di casa, facevano le proteste per strada e anche questi oggetti diventavano un messaggio che si apriva dal salotto alla città e nascono questi oggetti un po' infiniti, che sembrano voler appunto uscire dall'abitazione e conquistare lo spazio urbano. La luce, che si chiama Boa Lume, è la prima lampada in plastica che fu realizzata in quel momento. Avanti. E vedete questi mobili, come vi dicevo prima, che assorbono la mentalità e, come dire, le visioni, gli atteggiamenti di quel momento e diventano anche loro parte del processo di conoscenza, del processo culturale. Quindi il design non solo come un'attività che ha a che fare con i prodotti e con la produzione industriale, ma anche come attività che descrive le caratteristiche di un paese e la sua evoluzione economica e socio-culturale. Avanti. E poi questi oggetti molto particolari del design italiano che si rifanno ai ready-made. Il primo oggetto che vedete in alto è un ready-made famosissimo della storia dell'arte, no? Di Duchamp, ma che prende degli oggetti comuni e li ricompone in modo diverso e quindi ci dà una visione nuova di cose che conosciamo. Accanto vedete il sedile Mezzadro che è stato disegnato da Castiglioni, anche lì c'è un sedile di un trattore e un elemento che viene dal mondo tessile, una navetta, e insieme compongono un nuovo oggetto. E la forza del design italiano, come vi dicevo, che secondo me anche dall'influsso che c'è stato dato dal movimento del futurismo, ha questo atteggiamento per certi versi ironico, per certi versi sovversivo. E questo ha prodotto dei grandi oggetti che sono stati introdotti anche in moltissimi film. La sedia realizzata dalla Zanotta, per esempio, è entrata nella storia per essere la sedia usata da Fantozzi, intimidito e seduto scomodamente su questo oggetto di fronte al suo capo e direttore. Oppure l'altro, questo oggetto, questa poltrona gigante che prende lo spunto dal guanto da gioco del baseball. Quindi questo atteggiamento pop è una caratteristica che ritroviamo e che ci contraddistingue in modo particolare. Avanti. E poi altri oggetti, sempre nati negli anni 70, in questa linea, vi mostro questo verde, che è questo oggetto che si chiama Pratone, perché fa parte della mia storia personale, nel senso che, innamorata di questo oggetto, molti anni dopo ho conosciuto uno dei progettisti di questo gruppo che disegnava questi oggetti nel 1965 e ho chiamato anche il mio oggetto più famoso, che si chiama Vasone, come citazione di questo Pratone. Quindi insieme, quando ho conosciuto uno degli autori di questi oggetti, abbiamo poi realizzato insieme una mostra sul pop design, che è stata una delle cose più divertenti che mi è capitato di realizzare a livello professionale. Avanti. Poi negli anni 80
il recupero della decorazione. Quando avete visto le immagini degli anni 20 di quelle sedie in tubolare curvato e pelle, il refrain era less is more, cioè il meno e il più, riduzione, eliminazione di tutti gli orpelli dell'Ottocento, riduzione alla sincerità dei materiali, cioè il metallo è metallo. La pelle, la pelle, mentre prima, non so, anche i primi oggetti realizzati in plastica imitavano il legno o altri materiali. Ecco, nella storia, nella cultura c'è sempre un ritorno e rivisitazione di cose, cioè c'è sempre un andare verso l'eccesso e poi ritornare a valutare degli elementi che abbiamo trascurato. E negli anni Ottanta questo movimento Memphis, che nacque a Milano intorno a Sozzas e al gruppo di designer che collaboravano con lui, come dire, era stufo di questo bianco e nero, di questa essenzialità, no? Come adesso abbiamo avuto per molto tempo il minimalismo, e quindi poi c'è come sempre una reazione per un ritorno al colore, alla forma, al gioco. Ecco, in questo caso c'era il ritorno a sperimentare sulla decorazione superficiale, che era stata un po' abbandonata, anche quasi fosse un elemento negativo, no? Che si doveva eliminare. E Sozzas, lavorando con un'azienda Abbet, che è un'azienda piemontese e che era una piccola azienda che faceva laminati, calcolate che nel mondo c'era la formica, formica, che è diventato sinonimo, il nome di un'azienda diventa sinonimo di un materiale, cioè tutte le cucine realizzate con questo laminato in formica hanno fatto diventare famosa questa azienda. Ecco, la Abet era un'azienda piccolina e lavorando con Sozzas in quegli anni e facendo questi laminati che io ricordo molto bene quando furono presentati, sembravano veramente assurdi, difficili da capire per chi non era un architetto o un progettista. Ecco, questo ha portato la Abet a diventare uno dei gruppi mondiali più importanti. E questo ve lo dico per sottolineare il fatto che l'innovazione arriva da parte delle aziende, ma arriva anche da parte dei designer, cioè il connubio tra un'azienda che ha una grande tecnologia e un designer che invece, come dire, è un'ape che va in giro a impollinare di idee diverse, diversi contesti, ha generato dei prodotti veramente innovativi. Probabilmente questi prodotti non sarebbero nati dall'ufficio tecnico dell'azienda, e quindi questo va a sottolineare come sia importante che ognuno porti le proprie competenze nello sviluppare idee nuove. A destra voi vedete invece un prodotto realizzato con questi laminati, un prodotto che nella mente del gruppo di quel periodo voleva contestare gli oggetti del design degli anni 50, gli oggetti fatti con le grandi industrie. E c'era anche una contestazione politica, cioè voi designer siete al servizio dell'industria, del capitalismo. Però i progettisti che realizzarono questi oggetti, diciamo, che contestavano, in realtà realizzarono a posteriori, visti oggi, dopo 30 anni, degli oggetti che furono acquistati solo dalle elite, perché mentre quegli altri usavano il procedimento industriale, questi ritornavano a essere degli oggetti realizzati da degli artigiani molto più costosi da realizzare e quindi dedicati a un mercato che non era certamente quello dei contestatori. Avanti. Qui vedete il loro gruppo di lavoro e tutti i personaggi che sono diventati famosi nel mondo del design negli anni seguenti. Però quello che mi interessava porre in evidenza è come il design italiano abbia al suo interno anche questa componente sempre critica che da un lato crea dei grossi contrasti, dall'altro permette di innovare in termini estetici, funzionali e anche produttivi. A destra un grande altro protagonista, sono protagonisti del mondo piemontese, quindi io ve li mostro perché sono più vicini a noi, ed è Alberto Alessi. E vai pure avanti. Ecco,
Alberto Alessi, figlio di imprenditori, entra nella sua azienda, che è un'azienda come molte altre del suo distretto che produce elementi in metallo, e fa una prima collezione lavorando con gli artisti. Questa collezione fu un flop e Alberto Alessi dice: pensavo che mio padre mi avrebbe buttato fuori dall'azienda, però forse ha fatto tesoro di alcuni errori o ha valutato oppure si è buttato in un'altra avventura e questa volta ha lavorato con gli architetti, non con i designer, attenzione, con gli architetti di tutto il mondo a livello internazionale e ha realizzato questa collezione di oggetti che si chiamava Tea and Coffee Plaza, dove ad ognuno ha chiesto di realizzare un servizio da tè, da caffè per la tavola. Tra questi la caffettiera conica, quella a destra di Aldo Rossi, che è diventata una veramente delle icone mondiali. E questo investimento coraggioso di Alberto Lessi, appassionato evidentemente, ha permesso all'azienda di crescere enormemente rispetto alle altre concorrenti del suo territorio. Avanti. E poi anni dopo, forte di questo successo che gli ha permesso di continuare ad esplorare i contatti con il mondo della creatività, rendendosi conto che usare solo il metallo era diventato un limite per la sua produzione, ha introdotto anche l'uso della plastica e, seguendo altre riflessioni, ha coinvolto altri designer, altri nuovi designer italiani e internazionali, ha realizzato queste collezioni che fanno riferimento al bambino che c'è dentro noi, cioè oggetti di costo magari inferiore che possono essere acquistati d'impulso e quindi degli oggetti giocosi di comprensione immediata. E la cosa sono stati realizzati con Giovannoni e con altri designer, ma la cosa interessante è che l'oggetto di destra si chiama Merdolino e quindi di nuovo, come vi raccontavo prima, c'è questo coraggio sovversivo ironico perché credo che un'azienda straniera non avrebbe mai dato un nome del genere a questo spazzolino per il bagno. Però noi italiani siamo capaci di costruire successo anche su questa sensibilità che è anche molto divertente. Avanti. E questo si è tradotto in molti altri oggetti di quel periodo, questo colino con la faccia di Pinocchio, i nanetti disegnati da Stark per Carter, sempre però per aziende italiane. Avanti. E arriviamo agli anni 2000, diciamo alla fine del percorso, diciamo, del secolo scorso, e qui ho messo l'oggetto che ho disegnato, che è stato di successo, che si chiama Vasone, questo oggetto in plastica molto grande, e in quel periodo io ho lavorato parecchio per riconvertire un'azienda utilizzando una tecnologia che era al suo interno e farla diventare come dire, conosciute, utilizzate ad altre aziende del design. Quello di sinistra è il divano disegnato da Stark per la Cartel che ha vinto il Compasso d'Oro. Avanti. E poi questa tecnologia è stata utilizzata da molte altre aziende e altri Compassi d'Oro nel 2008, quando appunto sono entrate in carica è diventata una delle tecnologie più sfruttate per la sua versatilità e la possibilità di realizzare pezzi e stampi con dei costi più contenuti di quelli ad iniezione. Accanto una lampada LED, la tecnologia LED è un'altra delle rivoluzioni che hanno caratterizzato i prodotti nell'ultimo periodo, perché l'introduzione del LED ha cambiato la tecnologia di illuminazione, ma ha costretto anche i designer a pensare a realizzare delle forme completamente nuove e che non erano possibili con le fonti luminose precedenti. Io concludo qua la prima parte di questa comunicazione e sono a vostra disposizione per delle domande. Mi scuso se sono andata veloce, ma volevo non annoiarvi e darvi tanti stimoli. Quindi sono ora a vostra disposizione.
Perfetto, io ti ringrazio Luisa perché in 20 minuti abbiamo fatto un viaggio nella storia del design, che è soprattutto storia del design italiano, correggimi se sbaglio, cioè la vostra funzione come italiani nel mondo è quella di essere in fondo ambasciatori della nostra cultura anche con gli oggetti di uso quotidiano. E penso che in fondo il design oggi sia figlio di quella grande stagione che è nata già nel Rinascimento. Penso in fondo a Leonardo come primo designer della storia. Cioè avete la capacità di entrare nella vita di ognuno di noi disegnando e progettando gli oggetti che poi andiamo ad utilizzare quotidianamente. Credo che questa sia la poesia del lavoro che voi realizzate. Poi lo dico per gli altri, in realtà Luisa non lo dice, ma lei è anche un artista e credo che questa sua visione a 360 gradi sia la capacità che le ha consentito anche di arrivare a questi vertici di livello mondiale. E dunque, io direi, in attesa eventualmente di domande da parte degli allievi, che potresti magari parlarci velocemente della tua esperienza e io così condivido l'altra serie di immagini che gentilmente ci avevi inviato. E poi potremmo lasciare le domande alla fine. Cosa dici, Luisa? Sì, va bene, era solo per dare a loro un po' di risposta. Esatto, sono. Così hanno modo e tempo anche di valutare, però su questa suggestione, l'idea del fatto che ragazzi, ogni volta che voi utilizzate un oggetto nella vita quotidiana, pensate che dietro che c'è un progetto di personalità come Luisa e di industrie che investono nella produttività. E proviamo a vedere adesso il lavoro. Sì, in attesa che tu lo pubblichi, per rispondere o per aggiungere a quello che tu hai appena detto, allora quando si parla dell'Italia si fa riferimento al nostro passato, al Rinascimento. Io ho aggiunto il futurismo perché mi sembrava importante metterlo in evidenza. E al di là di quelli che sono i luoghi comuni, perché queste cose vengono ripetute talmente tante volte che poi le persone non gli danno più importanza. Ecco, avendo avuto questa esperienza internazionale, mi sono resa conto che di queste cose noi siamo portatori e non siamo abbastanza consapevoli. Quindi, siccome siamo un po' tendenti a buttarci giù e a svalutarci, abbiamo molti problemi economici dovuti a tante questioni che oggi non affrontiamo, ovviamente. Però questo legame con la bellezza non è scontato, gli altri non ce l'hanno in questo modo e sicuramente deriva dal fatto che siamo circondati anche da architetture del passato, da luoghi bellissimi, cioè dalla bellezza che diventa parte di noi, di ognuno di noi, indipendentemente dalla posizione economica, dalla cultura, dagli studi. Ecco, di questa cosa non siamo consapevoli, quindi è importante diventarlo. Esatto, e guarda, proprio a questo proposito, con la scuola stiamo portando avanti il progetto che ha proprio il titolo La Costituzione della Bellezza, partendo dalla nostra Costituzione del 48, l'articolo 9, capire che noi siamo e potremmo diventare la superpotenza culturale del mondo, ma abbiamo bisogno di questa consapevolezza. L'idea di regalare alle nuove generazioni intanto prima la conoscenza, che diventa consapevolezza e poi anche agire. Allora adesso proviamo a condividere invece una serie di fotografie che riguardano, ecco, dovrebbero andare in onda ora, la tua attività a livello internazionale. Ok, stiamo vedendo quello? Sì. Ok, allora io qui parto invece a farvi una carrellata di quella che è stata la mia esperienza personale come progettista. Sono un architetto, quindi il mio lavoro è sempre stato quello, ma mi sono laureata con un grande designer che era Zanuso e quindi ho avuto questo imprinting che ha condizionato il mio percorso successivo, per cui il design è diventato parte sostanziale del mio lavoro. Quando mi sono laureata con lui non c'era un esame di design, l'esame si chiamava Progettazione Artistica per l'Industria e lui è stato uno dei promotori della nascita delle scuole di design vero e proprio. Però
rispetto al passato, io ritengo molto importante questa tradizione del design italiano fatta dagli architetti. Perché? Perché gli architetti studiano la storia, studiano le utopie, studiano alcuni passaggi che secondo me sono fondamentali proprio per essere un operatore culturale a tutti gli effetti, e un designer deve esserlo, secondo me. Avanti. Ecco, la prima cosa che io ho imparato è che il design non è la forma, o non è solo la forma di un oggetto. Quando voi dite la parola design, tutti immaginano mobili, automobili, bicchieri, la forma di un oggetto. Invece, design è interferire col processo industriale, cioè capire cosa posso fare con una determinata tecnologia, come posso farlo meglio, come posso farlo in un modo diverso, che costi di meno e che arrivi possibilmente a più persone possibile. Quindi la forma è una parte, ma non è la parte iniziale, non deve essere la parte iniziale, se no cadiamo nel formalismo che non, cioè che produce merce. Ecco, c'è una grande differenza tra produrre merce e produrre design. Avanti. Ecco, la mia attività di designer si è sviluppata partendo dalla rivoluzione che ho introdotto in questa azienda, che aveva questi macchinari che facevano oggetti con la produzione del rotazionale, che venivano destinati però a un mercato industriale più non del design, insomma, cioè erano dissuasori per le autostrade, contenitori per l'industria della chimica, eccetera. E però e soprattutto era stata importata dall'America in questa azienda negli anni Ottanta per realizzare i vasi filatura che venivano destinate come accessori al mondo tessile. Voi sapete che Biella, la città da dove provengo, ha una grande tradizione, e quindi questa azienda, un'azienda leader nel settore fin dalla rivoluzione industriale, forniva tutti gli accessori all'industria tessile, e per farlo aveva introdotto questi macchinari. Ma negli anni Ottanta il tessile era in crisi e quindi era necessario trovare nuovi sbocchi per l'azienda. E quindi, osservando i macchinari, una delle possibilità poteva essere fare degli oggetti molto grandi, un po' rotondeggianti, perché la tecnologia era favorita nel realizzare queste forme, favoriva la realizzazione di queste forme. Per anni, dopo la mia tesi, ho cercato di convincere aziende del design che avevano già una distribuzione in quel settore a usare questa tecnologia, ma tutti mi dicevano: no, no, architetto, i prodotti sono troppo brutti, il materiale fa schifo. No, no. E io ad ogni salone del mobile ricominciavo il mio giro, e sono andata avanti per anni così. Nel frattempo facevo il mio lavoro di architetto e continuavo. Però avevo in mente che questa tecnologia poteva dare una grande opportunità, perché gli stampi costavano un decimo rispetto a quelli in iniezione, e quindi anche aziende più piccole potevano fare con investimenti minori dei nuovi oggetti. Ma finché non arrivammo negli anni 2000, quindi 15 anni dopo, quindi 15 anni di tentativi, e secondo me è importante raccontare dei casi di successo anche la fase precedente, perché molte ricerche non riescono ad arrivare poi alla soluzione, a volte si deve fare marcia indietro, oppure che molte case di successo hanno alle spalle anni e anni di tentativi, di sacrifici e di grande testardaggine, dote di cui i designer devono essere, devono avere, dote che i designer devono avere, devono essere muniti. Ecco, finalmente nel 2000 una collezione di grandi oggetti di design, vasi disegnati da me e da altri designer, che fu presentata, fu un grande successo e permise la riconversione in 4 anni totale dell'azienda. Avanti. E questo è l'oggetto più conosciuto, che è questo grande vaso. In quel momento era il vaso più grande che poteva essere realizzato dal macchinario che loro avevano. In seguito hanno acquistato macchinari che permettevano di realizzare vasi ancora più grandi, quindi l'abbiamo fatto da 1 metro, 1,5 metri, 2 metri. Naturalmente questo vaso ha un'ispirazione, si ispira a degli oggetti in Francia fatti da un artista famoso. Il più famoso è quello che è posto sopra un piedistallo di fronte al Beaubourg, che
che però sono oggetti artistici, quindi degli unicum realizzati in un materiale non riproducibile e soprattutto non a un costo accessibile a tutti. La mia idea però, e poi ha un altro riferimento che è il vaso tradizionale di terracotta, quello più basico di tutti. La mia idea era, grazie a questa tecnologia, poter realizzare un vaso basico di grande dimensione, di costo inferiore alla terracotta e che nei nostri climi più rigidi o più rigidi ancora non si rompe durante l'inverno e che quindi permetteva un risparmio e una diffusione come prodotto maggiore. Pensavamo che fosse usato nelle case, invece fu usato all'esterno e quindi divenne un oggetto icona del mondo outdoor al quale hanno fatto seguito molte copie in tutto il mondo, però anche molte vendite. Quando ho girato il mondo negli ultimi anni me lo sono ritrovato in tanti alberghi in cui ho fatto scalo e quindi mi sentivo a casa. E poi il fatto, come dire, il successo di questo oggetto è che da una parte ha un elemento di sorpresa, di innovazione che è la dimensione e dall'altra ha un effetto rassicurante perché è un oggetto che conosciamo e quindi è un'innovazione che non ci spaventa e questo è un elemento fondamentale come dire, nell'accettazione da parte delle persone. Avanti. E poi ho lavorato con altre aziende, sempre usando questa tecnologia e facendo delle lampade. Avanti. Ma poi ho lavorato con la ceramica e quindi con altri materiali e anche lavorando con gli artigiani, quindi con delle logiche diverse di numeri, di distribuzione, lavorando spesso sul contenitore, perché questo mio inizio diciamo, nel mondo dei vasi mi ha portato ad approfondire sempre di più questa forma che è il contenitore, che è una forma un po' che risale all'antichità, che si continua a tramandare, che cambia continuamente e che rimane simile sempre a se stessa. Quindi il mondo della realizzazione di un contenitore è qualcosa che mi affascina in tutte le materie, in tutti i materiali. Avanti. Qui c'è un altro grande vaso realizzato invece utilizzando i macchinari del mondo automobilistico che permettevano di fare delle piegature a stampo di grandissime dimensioni, con dei macchinari quindi che hanno un costo enorme e che non avrebbero potuto essere fatti per fare questo oggetto, ma questo oggetto ha utilizzato la tecnologia per essere realizzato. Avanti. E poi nel 2008 è stato un anno importante perché nel 2008 c'è stata la prima World Design Capital a Torino, realizzata dall'organizzazione mondiale con la quale io sono entrata in contatto perché ero presidente della delegazione locale dell'ADI e nel 2008 ho realizzato queste due mostre, una sul design femminile e una sul pop design di cui vi ho già parlato prima. Quella sul design femminile è nata non tanto con un intento femminista da parte mia quanto di valorizzazione della figura di molte progettiste donne, perché quando Anna Castelli, che è la moglie di Giulio Castelli, è una delle fondatrici della Cartel, è mancata, non si era parlato, secondo me, sui giornali di lei tanto quanto si era parlato dei designer suoi coevi e del suo periodo. E quindi io decisi, insieme a Anti Pansera, che aveva realizzato molti anni prima una mostra sul design femminile, di fare questa mostra che si inaugurò nel 2008 e che fu la prima mostra di World Design Capital. C'era un capitolo su interno che parlava delle donne dell'ADI, perché Anna Castelli è stata l'unica altra donna presidente dell'ADI, e nel momento in cui è andata in stampa il libro io sono diventata presidente dell'ADI, quindi è stato come una sorta di passaggio di testimone come dire, che ha coinciso con quel periodo, con quelle intenzioni e che mi ha portato ad essere presidente dell'organizzazione dell'Associazione per il Design Italiano in Italia, tra i cui fondatori c'era Zanuse, quindi insomma per me era una conquista molto importante, no? Per il mio mondo e per le mie, se vogliamo, anche per le mie ambizioni. Poi anni dopo, sono per un anno e mezzo,
sono stata direttore editoriale di Platform e ho realizzato, come dire, un progetto di design applicandolo a una rivista. Quello che mi interessava era, in questo caso, utilizzare il design per concepire in modo nuovo una rivista. E quindi è stato un progetto per me importante. Avanti. Nel 2008 abbiamo fatto il Compasso d'Oro a Torino, per la prima volta fuori da Milano. In quel momento sono diventata appunto presidente dell'organizzazione e dopo 3 anni abbiamo portato il Compasso d'Oro a Roma. E nel 2014, quando il mio incarico è finito, ho avuto come dire, la soddisfazione che la mostra del Compasso d'Oro del 2014 è stata portata all'interno della Commissione europea durante il semestre italiano. E quindi era la prima volta che degli oggetti facevano parte di questa esposizione, nella grande entrata che viene affidata ad ogni nazione che ha, come dire, l'impegno, l'incarico del semestre, per l'Italia c'erano gli oggetti del Compasso d'Oro. E poi un'altra soddisfazione è stata quella di fare dialogare il mondo milanese col mondo romano delle istituzioni e fare partecipare l'ADI al premio dei premi che veniva dato dal Presidente della Repubblica alle università, alle banche, a tutti gli enti che promuovono l'innovazione. E insieme a mia collega che era con me nel comitato direttivo, Giovanna Talocci, siamo riusciti a introdurre l'ADI anche all'interno di questa iniziativa importante per il nostro paese. Avanti. E poi, quando ho terminato il mio incarico, ho finalmente potuto realizzare dei progetti che erano di tipo professionale, che ovviamente erano impediti durante lo svolgimento dell'incarico. E quindi nel 2014-2015 questa mostra, che era stata alla Commissione europea, ha viaggiato nel mondo, in Sud America, con alcune mostre, e l'allestimento era una forma dell'Italia su cui erano appoggiati i pezzi vincitori. Avanti. E questo mi ha poi, come dire, essendo una cosa nella mia mente, mi ha fatto realizzare questo pezzo, realizzato in una iniziativa di Milano Makers che coinvolgeva designer e artigiani della ceramica Faenza, e il mio pezzo, che si chiama La mia Italia, è stato realizzato dall'Officina Gatti di Faenza, che sono dei grandissimi artigiani della ceramica. E questo oggetto poi ha avuto, diciamo, un eco ed è stato esposto in altre mostre, un po' a cavallo tra la produzione di designer e la produzione, come diceva prima Franco Giletta, quasi da artista, perché effettivamente non è un oggetto in grande produzione, è stata una creazione più legata al mondo artistico e quindi a questa sensibilità. Avanti. E poi, finito il mio incarico, sono entrata nell'Organizzazione Mondiale, che avevo conosciuto nel 2008, e ho partecipato per diversi anni come componente del board, e poi nel 2015 in quell'organizzazione il presidente viene eletto 2 anni prima, si chiama presidente elect, come adesso leggiamo sui giornali, no, del presidente americano, in modo da potersi fare un'idea delle attività che poi intende portare avanti. E quindi nel 2015 in Corea sono stata eletta presidente dell'Organizzazione Mondiale, che si chiamava ICSID, International Council of Society of Industrial Design, e che proprio nel corso dei 2 anni precedenti il mio mandato e nell'accordo con i precedenti presidenti e anche con quello futuro, poi si è proseguito il lavoro, ha determinato di cambiare il nome. Perché? Perché grazie al successo di World Design Capital, che era stata svolta a Torino, quindi in Italia, e quindi di nuovo una forte presenza, no, dell'Italia, questa iniziativa è diventata importante e ha portato alla consapevolezza che le città possono utilizzare il design come leva di cambiamento.
e quindi non si comprendeva perché ICSID e World Design Capital fossero connesse, quindi il nome è diventato World Design Organization. Questo è stato dopo 60 anni, esattamente a Torino nel 2017, l'immagine che vedete è la conclusione dell'assemblea in cui l'organizzazione ha definitivamente cambiato nome e anche ha eliminato diciamo, il termine industrial dal nome dell'organizzazione. Questo è un fatto importante perché nella comunicazione di prima vi ho raccontato come si è sviluppato il disegno industriale e in questo frangente, come dire, c'è stato proprio un cambiamento verso il futuro nel comprendere che il design deve fare tesoro dell'insegnamento del design industriale, ma che sempre più deve essere aperto a nuove sfide che sono anche sociali e collettive. Quindi il design diventa design a tutto tondo e sempre più i designer, me compresa, lavorano non più soltanto con le imprese per fare dei prodotti, ma anche con le istituzioni, con i comuni, con gli enti per realizzare dei progetti strategici per la città. Avanti. E questa invece è l'immagine quando ho concluso il mio mandato in India, assemblea a cui hanno partecipato nella seconda giornata più di 1.000 persone, e dove il mio obiettivo era arrivare a fare partecipi le città dell'Organizzazione Mondiale. E in quell'assemblea, risultato per me personalmente importante, è stata accettata questa proposta, è stata votata e approvata e quindi le città fanno parte dell'Organizzazione Mondiale oggi. Quindi non più solo imprese, designer, scuole, università, ma anche proprio città che usano il design come strumento per tanti progetti, ovviamente, che oggi sono di interesse collettivo. Avanti. E qua vi faccio un po' vedere quali che sono gli obiettivi della World Design Organization. Avanti pure, vai pure avanti. Ecco qua, vedete un po' la storia, la nascita, scusa, indietro di una. Ecco, qui vedete la nascita di questa organizzazione che è nata un anno dopo l'ADI. L'ADI è nata a Milano nel 1956, l'ICSID è nata a Parigi nel 1957, anche ad opera di alcuni protagonisti italiani che dicevano: facciamo un'organizzazione che promuove il design, ma deve essercene una internazionale. Quindi a Parigi l'anno dopo nacque l'ICSID. E nel 2017, 60 anni dopo, a Torino è cambiato ed è diventato World Design Organization. E le attività sono World Design Capital, cioè una città del mondo si candida a diventare capitale del design ogni 2 anni. Alternativamente c'è un'assemblea mondiale che si svolge negli anni dispari. C'è una giornata mondiale del design, World Industrial Design Day, che è il 29 di giugno, quindi se voi volete come scuola fare delle iniziative, quella data è una data in cui è consigliabile farle e anche comunicarle all'Organizzazione Mondiale perché le aggiunga tutto quello che avviene in quella giornata nel mondo. Un premio che promuove il design dal punto di vista dell'impatto sul cambiamento. E poi ci sono altre iniziative che sono l'Assemblea Mondiale e dei talks che vengono svolti in tutte le parti del mondo per aiutare a promuovere la diffusione del design. Avanti. Questa immagini sono appunto le immagini di talks che si sono svolti in Messico, in Cina, in Turchia, nelle varie parti del mondo durante il mio mandato. Avanti. Qui vedete la vittoria di Taipei che vinceva per il 2016, qui vedete i premi per il design d'impatto. Avanti. Le iniziative, in questo caso le iniziative
delle attuali World Design Capital. Si sta concludendo World Design Capital a Lille, Lille Metropole, cioè non solo una città ma 80 comuni intorno si sono uniti nel partecipare a questa gara, perché le città partecipano a una gara mondiale e poi una città vince. E Lille, per esempio, in questi giorni io sto facendo la presidenza della giuria dei progetti che sono emersi e che poi la città svilupperà negli anni a seguire, perché uno degli obiettivi non è solo una celebrazione, ma questo evento cambia la vita delle città che decidono di affrontarlo, e tutto quello che nasce in quella città ha poi una ricaduta negli anni successivi. Quindi Lille sta concludendo ora, Valencia, che voi vedete sotto, è la città che ha vinto per il 2022, sono due città europee e quindi vicine a noi, e adesso è aperta la gara, si sta conducendo la gara per la città che vincerà nel 2024. Vai pure avanti. E poi uno degli obiettivi del World Design Organization è stato quello di diffondere la propria organizzazione e anche l'attività del design anche nelle parti del mondo che erano meno presenti, meno partecipi, perché come potete immaginare, essendo nata a Parigi, si è sviluppata in Europa, poi in America e poi ultimamente in modo molto impattante in tutta l'Asia, la Cina, Taiwan, Corea, però alcune parti del mondo come l'Africa, Sud America, l'India sono meno presenti, e quindi l'ultima assemblea che abbiamo fatto in India è stata proprio per coinvolgere università, scuole, imprese e designer sul design. E questa è un'iniziativa che era stata fatta a Marrakech, dove c'erano 5.000 sindaci, governatori, diciamo, personaggi politici africani, e dove il design è stato uno dei temi che è stato portato alla loro attenzione. Avanti. Poi questo è un altro importante premio che è nato a livello europeo. Voi sapete che la sede di registrazione dei progetti è ad Alicante, in Spagna, per decisione, per gara vinta dalla città a livello europeo, e Alicante ha deciso di fare un premio che metta in evidenza e che premi i migliori prodotti che sono stati depositati e realizzati. E quindi questa era la premiazione che si è svolta in Polonia, dove ero incaricata di presiedere la giuria. Avanti. Qua ci sono alcuni oggetti selezionati che hanno vinto il Compasso d'Oro, per fare capire come il design si occupi di oggetti anche per la disabilità, di oggetti molto grandi come mobili, automobili, ma anche barche a vela straordinarie, dalla ceramica di alcune piastrelle all'impatto urbano. Avanti. E poi a livello internazionale dal 2017 è partito l'impegno della World Design Organization di appoggiare in tutti i modi gli obiettivi 2030 delle Nazioni Unite. Quindi il messaggio principale è diventato quello di, in ogni occasione possibile, sollecitare le aziende, le scuole, i progettisti a tener conto di questi obiettivi in ogni loro attività. Avanti. Questi obiettivi sono i 17 goal, 17 obiettivi delle Nazioni Unite, praticamente sono obiettivi che ci coinvolgono tutti e che riguardano il nostro futuro. Avanti. E soprattutto i temi che ormai sono di assoluta quotidianità, l'impatto climatico sulle nostre vite, il tema della salute, aver cura delle persone, il tema dell'inquinamento che nelle grandi città è importante, il tema del riciclo, del riuso, sono tutte questioni che non possiamo più rimandare, che devono far parte della progettazione fin dal primo momento. Avanti. Questa è la situazione delle città inquinate, e questi sono gli obiettivi che più direttamente hanno a che fare con la progettazione e con il design, cioè città sostenibili, comunità sostenibili, salute e benessere,
acqua pulita e sana per tutti, energia pulita, industria, innovazione, infrastrutture, consumo responsabile, produzione responsabile e poi coinvolgimento nella promozione di questi obiettivi. Quindi WDO ha fatto di questi obiettivi il tema principale. E poi la cosa fondamentale è che se fino a ieri chi si occupava di design ha sentito come refrain l'uomo al centro del progetto, anche la disabilità, l'attenzione a tutti, oggi bisogna voltare pagina. Al centro del progetto deve esserci il pianeta, cioè non è più sufficiente pensare all'uomo, ai suoi bisogni e alle sue necessità. Oggi dobbiamo renderci conto che le nostre azioni devono porre al centro la terra e il futuro delle nuove generazioni. E questo è, come dire, il messaggio finale, vai pure avanti, e quindi l'impegno che il design a livello mondiale per la costruzione di un mondo migliore. Design for a Better World è diventato il sottotitolo dell'organizzazione e tutti stanno lavorando in questa direzione. E quindi noi pure. Grazie. Grazie a te Luisa, perché anche questa è stata un'analisi, soprattutto quella finale, che diventa veramente multidisciplinare ed è in fondo la ricerca che tutte le scuole stanno portando avanti. Nel frattempo sto ricevendo diverse domande. Magari inizierei con la prima da parte degli allievi. Che cosa consiglieresti tu ad un allievo, ad un'allieva che vuole intraprendere questa faticosa strada di studio per il design? Allora, il consiglio viene da Castiglioni, è essere curiosi in primo luogo, secondo essere testardi, non demordere mai, e il terzo, lavorare, non pensare di andare a lavorare per le stesse aziende che hanno una coda di designer che vogliono lavorare con loro, ma guardarsi attorno, anche vicino e cercare di lavorare con aziende vicine che magari non sanno di avere bisogno di voi. E quindi essere veramente convinti di poter contribuire col vostro lavoro ai temi che abbiamo visto in chiusura della relazione e portare il vostro contributo. Senti, un'altra domanda riguarda la progettazione e sostenibilità. Ed è anche affascinante il fatto che, tutto sommato, ciò che andate a progettare voi, che viene realizzato dall'industria, può diventare ovviamente oggetto di consumo, può indurre al consumismo, però allo stesso tempo può essere una riflessione su tutto questo. Cosa potresti dirci in sintesi? Allora, due messaggi importanti. Uno, si parla molto di de design sostenibile, bisogna però non dimenticarsi di tutto quello che è stato fatto prima, cioè anche se si fa un oggetto di design sostenibile deve essere bello e funzionale tanto quelli precedenti. Non è che perché è sostenibile dobbiamo sopportare un progetto carente, no? Sotto quel punto di vista. E poi la sostenibilità diventa uno dei criteri, quindi la forma, la funzione, che erano i pilastri precedenti, a questi si aggiunge il criterio della sostenibilità in tutti i suoi aspetti e quindi progettare davvero perché gli oggetti sia nella fase produttiva, distributiva, eccetera. Quindi disassemblabili, pensare all'utilizzo a fine vita dei materiali, pensare che non consumino risorse in modo inutile, insomma, fare tutto questo tipo di riflessione è importante. Poi considerare che se un oggetto è molto bello, durerà anche di più e quindi la bellezza protegge anche la sostenibilità. Evitare i prodotti usa e getta e investire in prodotti di qualità, sia nei materiali che possano durare nel tempo. E un buon progetto di design dura nel tempo ed è necessario per farci campare, perché se noi disegniamo degli oggetti che dopo 3 mesi non esistono più, non guadagneremo niente, avremo perso tempo e sarà diseconomico anche per noi come progettisti. Senti, un'altra domanda da parte di un allievo. Simone chiede come il Covid-19 ha cambiato il mondo del design, il design.
Tu hai vissuto questo periodo anche passando la presidenza, quindi. Allora, il Covid può cambiare moltissimo. Intanto l'elemento fondamentale è che ci faccia ragionare su questi temi, che mentre prima venivano accolti magari con sufficienza, oggi ci rendiamo conto che hanno a che vedere con la nostra salute, con la nostra vita. Quindi si tratta di vita, no? E quindi parlare di sostenibilità è molto più facile adesso, nel momento in cui ci rendiamo tutti conto che questa cosa non è un tema culturale, è un tema del futuro che ci tocca molto da vicino anche nell'oggi, no? Con il Covid. E poi capire che, per esempio, il design può lavorare anche nel mondo della sanità in moltissimi modi, realizzando non semplicemente prodotti più funzionali, ma anche, non so, per esempio, nell'organizzare la comunicazione all'interno di un ospedale. Come cosa, no? Per esempio, i miei colleghi, l'associazione di design a Taiwan è stata contattata dal ministero proprio del loro paese per realizzare un grande progetto sulla sanità. In Italia questo non succede, questo lo dico perché siamo molto bravi a occuparci della bellezza, siamo un po' meno bravi in termini economici e politici, quindi anche politicamente. I nostri governanti si vendono la nostra creatività, ma poi il supporto concreto nel cambiare le cose è un po' indietro, cioè a livello mondiale sono più avanti. Ecco, un'altra domanda. Tu prima hai detto per uno studente la curiosità. E per chi inizia proprio a lavorare come designer, quali sono secondo te le qualità richieste oggi, in questo momento, visto che tu hai un osservatorio mondiale? Beh, credo che non basti più, cioè che bisogna un po' sfatare il mito del designer che nel suo studio inventa le forme e poi ha successo. So, questo messaggio veicolato forse dai film o dalla comunicazione. Fare design è un lavoro faticoso che presuppone attenzione, curiosità verso il mondo che ti circonda, non fermarsi mai nel cercare di imparare delle cose e quindi è un atteggiamento molto diverso da quello che può essere raccontato. Ecco, un'altra domanda di ordine economico, vista la grave crisi italiana e mondiale nell'economia. A tuo parere, il design italiano quale contributo potrà dare anche dopo, per il dopo, per una rinascita o ricrescita economica? Io credo che il contributo stia nell'approccio culturale, cioè se il mondo anglosassone e come dire, la mentalità del mondo anglosassone che predomina e che ormai fa parte anche del mondo cinese che ha adottato questo tipo di mentalità, è tutta incentrata sul prodotto, sul produrre merce e abbiamo visto quanto questo possa andare in crisi o quanto questo non sia più il tema prioritario. Il nostro approccio, che è un approccio più culturale al tema, credo che possa, ma anche lo dico non solo come italiani, ma anche come europei, possa dare un ruolo proprio al nostro modo di vedere, nel senso di aiutare a indirizzare in modo diverso. Senti, un'altra domanda. Quali sono gli stati o lo stato che in questo è un po' simile all'Italia, l'avanguardia per il design mondiale? Oltre all'Italia, quali sono gli altri stati? Beh, negli ultimi tempi, per quello che è stata la mia esperienza personale, ho visto molte similitudini e grandi qualità in quello che si è sviluppato sia in Corea che a Taiwan, cioè paesi di dimensione più simile alla nostra, la Corea per esempio è una penisola nel mare come lo siamo noi e che quindi hanno probabilmente in passato avuto come noi molte invasioni che hanno dovuto adattarsi a situazioni diverse, a cambi culturali diversi e che quindi mi sembrano più e anche Taiwan è stata dominata dal Giappone, insomma, ha tutta una serie di vicende che la caratterizzano e che ci rendono simili. Forse questa capacità di adattamento è una anche delle chiavi del successo del design di questi paesi come del nostro.
Senti, io ho avuto la fortuna di conoscerti proprio in occasione di una mostra d'arte curata dal comune amico Enzo Biffi Gentili, che vorrei poi fosse tra le personalità invitate prossimamente a parlarci della ricerca in ambito storico-artistico. A tuo parere, questa è una domanda che ti faccio io, la percezione dell'Italia e quindi della qualità del design italiano oggi all'estero, qual è? Allora, essere italiani è un biglietto da visita sempre importante, però la mia impressione è che stiamo un po' campando di rendita, e cioè che ci stiamo cullando in cose che riguardano più il passato e stiamo trascurando di investire pesantemente sul futuro. Quindi, siccome il design è legato all'economia, è legato a tutto l'insieme di sviluppo di un paese, è chiaro che noi siamo in difficoltà e quindi questa difficoltà si riverbera anche nel design, si riverbererà e quindi bisogna creare veramente maggiori connessioni col mondo politico, con i decisori, perché non si tratta di avere un appoggio in termini economici, si tratta di strutturare la formazione, la produzione, anche i meccanismi del paese in modo diverso, cioè noi siamo uccisi dalla burocrazia, dall'inefficienza, dalla non volontà di riconoscere il merito in certe situazioni e quindi stiamo pagando pesantemente questa cosa. Se non capiamo che dobbiamo cambiare velocemente, credo che sarà un problema per il design pure. Ho capito. Quindi, in attesa che mi arrivino ancora altre domande, è proprio questo che ti volevo dire. Anni fa, mi pare nel 2017, c'era stata un'analisi di tipo mondiale, aveva parlato dei tre brand più conosciuti al mondo. Il primo è la Coca-Cola, il secondo è una nota, carta di credito, il terzo è il Made in Italy. A tuo parere, anche gli imprenditori che hai avuto modo di conoscere, o gli allievi a cui hai potuto fare anche scuola. C'è la percezione di questo all'estero, cioè che portarsi dietro questo brand importante da poter spendere realmente può essere una carta vincente, oppure, come dicevi tu, questa percezione noi non ce l'abbiamo, ce l'hanno solo all'estero? Ce l'abbiamo come singoli, ma non ce l'abbiamo come sistema paese. Cioè, fare sistema è una cosa che dobbiamo imparare. Noi siamo molto bravi singolarmente, individualmente, quando siamo messi alle strette, quando siamo sull'orlo del baratro, diventiamo intelligenti, operativi. Poi dopo ci rilassiamo, lo abbiamo visto anche con il Covid, è sempre così. Quindi bisogna essere più perseveranti, bisogna fare anche le cose noiose che non abbiamo voglia di fare e quindi non solo quando dobbiamo salvarci la vita all'ultimo, ma anche nella vita di tutti i giorni. E se guardiamo per esempio ai tedeschi, sono più applicati di noi. Difatti, quando si uniscono, per esempio, italiani e tedeschi, fanno delle cose straordinarie. Penso all'Audi disegnata da Walter De Silva. Cioè, però ci va anche l'organizzazione, cioè non possiamo sempre essere anarchici, avere 100 milioni di idee, ognuno diverse dall'altra, dire sempre la nostra. Ci sono momenti in cui bisogna essere coesi. E questo forse non fa parte del nostro carattere, però dobbiamo correggerci. Ci chiede Alessandra della Quarta Citis che cosa c'è da dire riguardo del design sul web. Non saprei bene come rispondere. Cioè, non capisco Ovviamente bene. è molto complessa no, la risposta. Non capisco che cosa vuole. Boh, se vuole riformularla in Ah, va modo. bene, tramite, probabilmente tramite le nuove opportunità, diciamo che queste tecnologie offrono a chi lavora nel design, credo, anche da quel punto di vista. E tra l'altro, in una interessante conferenza televisiva, tu avevi proprio parlato della smaterializzazione, quindi del mondo del design in qualche modo. Sì, allora, il web dà enormi possibilità di commercializzare nuovi prodotti e quindi dal punto di vista del
dell'aspetto distributivo che parte della catena del design è importante, però ha anche creato, distrutto molti posti di lavoro, per esempio nei negozi, come avviene anche per altri settori. Per quanto riguarda la creazione, quindi la progettazione, io credo che il contatto diretto con le persone sia fondamentale, il contatto diretto con le realtà industriali. Cioè, ci sono cose che si possono fare a livello digitale, come la lezione che facciamo oggi, anche se a me manca molto vedere le facce di chi mi ascolta per capire se si annoiano, se sono curiosi, se capiscono, se, insomma, se questa cosa serve. E quindi è una cosa che facciamo perché non possiamo fare diversamente, ma nel design bisogna avere, cioè possiamo portare avanti dei progetti o delle cose che riguardano il passato, ma per quello che dobbiamo costruire abbiamo bisogno del contatto diretto. Io personalmente ho bisogno di incontrare le persone, capire cosa vogliono, capire se sono disposte a rischiare oppure no. E questo attraverso un video è difficile perché hai bisogno anche delle espressioni del viso, insomma del linguaggio del corpo, per esempio, e questo credo che manchi. E poi c'è una sopravvalutazione dell'effimero attraverso il web, mentre per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima bisognerebbe tendere a fare delle cose che abbiano una lunga vita, no? E quindi il web fa parte del nostro mondo inevitabilmente perché ci offre infinite possibilità di collegamento come quella di oggi, però dobbiamo anche rivalutare un po' gli aspetti concreti, e questo forse il Covid ci aiuta a fare questa riflessione. Certo, ancora un paio di domande e poi ci avviamo alla conclusione. E mi chiedono se sai se a livello internazionale ci sono delle scuole in particolare dove insegnano questa difficile professione, poi, e se ce ne sono in Italia, se ce ne sono all'estero. Sì, in Italia ci sono 100 scuole di design, quindi avete un'ampia offerta. E nel mondo ce ne sono, stanno crescendo e sempre più ci sono scuole che uniscono le università di, non so, design, economia, ingegneria, in modo che lavorino in modo collegiale. Quindi il design è sempre più interconnesso con tutte le altre attività. E nel mondo ci sono università ovunque, scuole private di ogni genere. Quindi c'è veramente tantissima offerta in questo caso. Molto bene. Ti abbiamo rubato una parte del tuo prezioso tempo oggi, ma è stato veramente un onore per noi, ripeto, averti presente. Credo che alla fine della tua conferenza, se ne fosse stata la possibilità, ci sarebbe stato un grande applauso. Quindi te lo facciamo virtualmente. E ti chiediamo una cosa, lo facciamo ai nostri ospiti. Ci prometti che potrai tornare a trovarci, magari con questa modalità o più avanti? Anche perché nel frattempo molte classi approfondiranno ulteriori elementi di studio e quindi magari alla fine di quest'anno, il prossimo anno scolastico. Certo, certo, mi fa piacere, anche se purtroppo queste richieste continuano a aumentare. Io stavo pensando di mettere l'immagine di Lucy dei Peanuts, The Architect is in, 500. Sto scherzando, è stato un piacere e spero, visto che siete molto numerosi, spero che insomma, che questa cosa vi abbia stimolato la curiosità ad approfondire quello di cui abbiamo parlato. Questo penso sia lo scopo. Guarda, voglio concludere con una frase che avevo sentito in una tua intervista. Ti avevano chiesto che cosa avevi imparato dopo questa esperienza, questo periodo internazionale, e tu hai risposto: ho imparato che bisogna sempre imparare. E credo che questo sia il messaggio più importante per i nostri allievi, che nella preparazione per il loro futuro sono al lavoro. Anche una personalità come puoi essere tu a livello mondiale riconosce l'umiltà di cercare sempre di migliorare. L'indicazione che hai dato ai nostri allievi della curiosità credo che sarà il leitmotiv che continueremo ad utilizzare nelle nostre lezioni. Ringrazio tutti per la partecipazione, anche Valentino Fotti alla regia. Ci vediamo per le prossime puntate di queste nostre video lezioni. Grazie e buon lavoro, buono studio a tutti voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci.